Spesso le cose belle sono il frutto di un lavoro che coinvolge tante persone e anche qui, nella casa paterna di Andrea Zanzotto, che è stata recentemente ristrutturata e restaurata e soprattutto recuperata in questo recupero conservativo davvero originale, un territorio, una comunità si è unita per creare qualcosa di straordinario e che sarà fruibile dalla popolazione di Pieve di Soligo, ma direi di tutto il mondo. Questo centenario di Andrea Zanzotto, cercando di valorizzarlo per valorizzare quindi poi il nostro territorio, perché è stato il poeta nostro del paesaggio, del territorio, per cui le cartoline inviate dagli dei noi le abbiamo portata non solo a Rolle ma un po' in tutto il territorio facendo diverse iniziative, portiamo dentro queste tematiche di carattere culturale che sono poi di valorizzazione e di tutela del nostro magnifico ambiente. Beh, Andrea Zanzotto è stato un poeta di risonanza internazionale, quindi un valore elevato per il nostro territorio. E il Galla Altamarca, che racchiude un gruppo di comuni, 25 comuni a cavallo tra la destra Piave e la sinistra Piave, è attento non solo al mondo rurale ma anche a tutta la cultura che c'è all'interno del mondo rurale. E pertanto ritiene particolarmente importante questo evento dell'inaugurazione della casa di Andrea Zanzotto e ritiene fondamentale per integrare lo sviluppo turistico locale con un'attenzione particolare al mondo culturale. Quindi non abbiamo solo l'enogastronomia, ma l'enogastronomia è legata anche all'attenzione al territorio e chi più di Andrea Zanzotto ha avuto un'attenzione particolare al nostro territorio. Qui abbiamo sostituito il vetro con un vetro antinfortunistico, abbiamo pulito tutte le parti metalliche, cerniere, aste, fermaporta, i cremonesi e anche le parti lucidate con l'ottone, perché col tempo si ossidano, mentre rilucidandole tornano a nuovo splendore. Abbiamo riproposto i colori esistenti e invece la parte esterna è stata più laboriosa perché abbiamo dovuto recuperare proprio tutta la cromatia, l'effetto cromatico esistente e quello proprio storico, rosso fuori. E all'interno ogni stanza ha il suo colore, come era una volta si faceva queste cose. Ma faccio una premessa, che sono stato coinvolto, noi come azienda Home Cucine siamo stati coinvolti, primo perché mia moglie è una canita lettrice di Andrea Zanzotto, secondo ha cercato di inculcare anche a me, che non ho una preparazione letteraria ma molto più tecnica, alcuni valori che effettivamente rispecchiamo anche nella nostra azienda, il paesaggio, la cultura, il fatto che l'ecologia, sono tutti valori di cui Zanzotto è stato un precursore e noi stiamo portando avanti adesso, quindi temi simili tra poesia e industria, arredamento, cercare di anticipare i tempi per l'uscita di nuovi modelli, di nuove tecnologie e quindi abbiamo trovato questi lati che combaciavano esattamente tra la poesia di Zanzotto e la nostra azienda. Allora, perché siamo entrati in questa fondazione è una cosa obbligatoria a nostro avviso, in quanto il poeta è stato per noi veramente un grande profeta, ci ha disvelato, ci ha aiutato a capire il territorio. Lui era bravissimo, ovviamente è diventato di fama internazionale per l'abilità nello scrivere le sue poesie, molte volte ermetiche, ma sapeva parlare anche un linguaggio semplice a noi, ovviamente viticoltori, e con le sue parole semplici ci ha capito e ci ha aiutato, ci ha aperto gli occhi per vedere la bellezza di questo territorio, bellezza che noi non capivamo perché per noi erano solo rive, erano viti, erano coltivi da in cui riversare il proprio sudore. Era un mio ospite, sempre veniva in villa, mi trovavo diverse volte. E che persona era il primo impatto? Un po' alla mano, brillante, disponibile, veramente. Siamo molto contenti di essere partner del Poeta Zanzotto, di questo evento
che dà un livello culturale molto importante al territorio, e come Hotel Villa Soligo stiamo cercando di creare dei pacchetti inerenti appunto a visite del territorio e ecco, a trasferire al cliente lo spirito del luogo, lo spirito ecco, culturale del luogo, quindi cercando di abbinare la cultura con la cultura. Noi siamo la ditta elettricisti che abbiamo fatto tutti gli impianti qua. Ci hanno chiesto di fare prima un impianto fatto tutto in ferro all'antica, dopo io ho proposto in porcellana, come lo vedete adesso, che secondo me era un po' più adatto, anche per far vedere l'antico, il più vecchio. Il nostro contributo come associazione, come Fotoclub Sarnalia, ci vede rappresentanza di 6 fotografi che con le nostre immagini mensilmente consegniamo alla fondazione 45 immagini che poi girano in tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, e poi praticamente andiamo a accompagnare quello che sono i vari eventi nelle varie location, sempre per quello che riguarda la fotografia, l'immagine, ecco. E cerchiamo anche di cogliere quello che è l'aspetto naturalistico ambientale, tratto sempre dalle poesie di Zanzotto, per cui tutto quello che riguarda la natura, paesaggio e architettura, noi siamo presenti con queste immagini in prima linea. Allora, abbiamo cercato di creare un percorso con delle ciclostoriche, quindi con delle biciclette d'epoca, e già questo secondo me può essere una cosa interessante, che abbiamo cercato di riprendere i posti amati dal papà di Fabio, quindi può essere Pieve di Soligo, può essere Rolle alla Fontana dove c'è la poesia, dopodiché il San Boldo, Valmorel, questo bene o male sono i percorsi che abbiamo cercato di mettere insieme a Fabio.